Ciao ragazzi, ciao. Bentornati sul canale. Ci siamo lasciati settimana scorsa nella bellissima Chiang Mai, che è stata un po' la nostra isola felice. Oggi invece vi vogliamo raccontare la nostra esperienza con gli elefanti. Riveriti in tutta la Thailandia, gli elefanti ne hanno influenzato per secoli la cultura, il mito e la religione, sebbene per molti anni vennero sfruttati come veri e propri mezzi di trasporto per il legno. Nel 1989, dopo l'approvazione del governo della legge che regolava il taglio indiscriminato del legno, gli allevatori di elefanti furono costretti a cercare altre fonti di reddito. Nacquero così i circhi e le escursioni in groppa ai pachidermi rivolte ai turisti. Abusi diffusi, bracconaggio, deforestazione, con conseguente riduzione dell'habitat, sono stati i fattori che hanno drasticamente diminuito il numero degli elefanti, che oggi possono essere considerati specie in via di estinzione. Sebbene oggi in Thailandia sia ancora molto molto probabile vedere tantissimi turisti sulle portantine sulla schiena degli elefanti, sappiate che esistono delle realtà alternative che invece si prendono cura di questi animali. Qui facciamo una piccola parentesi: noi già da diverso tempo abbiamo deciso di smettere di visitare zoo, acquari e di sostenere tutte quelle attività che implichino uno sfruttamento degli animali. Semplicemente per noi non ha senso sfruttare gli animali per puro divertimento, sì. Divertimento si può chiamare, sì, voglio dire, esatto, essere in gabbia, passare una vita in gabbia non è una cosa naturale. Prima di partire ci siamo documentati, abbiamo letto diversi articoli e diverse inchieste e abbiamo deciso quindi di visitare uno dei tanti santuari che stanno nascendo in Thailandia che appunto si prendono cura di questi animali. Tra i tanti abbiamo scelto l'Elephant Jungle Sanctuary, un progetto di turismo etico e sostenibile situato a circa 60 km dalla città di Chiang Mai. È nato nel 2014 da una iniziativa congiunta, una collaborazione tra le tribù Karen e gli abitanti di Chiang Mai, volta appunto al benessere degli elefanti. Da casa abbiamo prenotato l'esperienza di una giornata attraverso il sito che vi lasciamo nell'info box, così potete farlo anche voi. Potrete scegliere tra l'esperienza di mezza giornata, mattina, pomeriggio, una giornata intera, oppure passare anche 3 o 7 giorni al santuario come volontari. La mattina del giorno prescelto è passato direttamente un pick up a prenderci in hotel, abbiamo raccolto poi tutti i vari ragazzi che c'erano sparsi per la città per recarci insieme al santuario. Una volta arrivati ci siamo accomodati su una specie di palafitta, abbiamo indossato delle maglie nello stile delle tribù Karen e c'è stata fatta una specie di lezione introduttiva sull'elefante asiatico, dove ci hanno spiegato anche la differenza tra elefante asiatico e elefante africano, che è un po' più robusto, decisamente più robusto, più grosso. Esatto. Dopodiché è arrivato il momento di conoscerli da vicino. Siamo stati suddivisi in diversi gruppi e mandati nei vari campi che compongono il santuario. Qui insieme ai guardiani potete dar da mangiare agli elefanti al grido di bon bon! Potete accarezzarli, curarli, fotografarli, farvi abbracciare dalla proboscide, esatto, e osservarli in tutta la loro bellezza e simpatia. Dopo questo primo incontro abbiamo fatto una breve pausa pranzo sulla palafitta a base di cibo a buffet, quindi sarete liberi di scegliere cosa avete voglia di mangiare oppure no. E abbiamo preparato le medicine digestive per gli elefanti, ovvero delle palle a base di crusca e banane schiacciate. Nel pomeriggio siamo tornati nei campi per dare la medicina agli animali e poi c'è stato il momento del bagno. Dovete infatti portarvi un costume e un asciugamano se volete fare il bagno nel fango insieme agli elefanti. Il fango serve a tenere la temperatura dell'animale e quindi a rinfrescarlo un pochino. Anche se appena usciti dalla pozza loro si ripuliranno in tempo record. Vi assicuriamo che il tempo passerà molto velocemente e già nel tardo pomeriggio appunto vi ritroverete nella città di Chiang Mai. Per noi è stata un'esperienza davvero particolare, prima volta, ci abbiamo magari messo un pochino a prendere confidenza e interagire con gli elefanti, però una volta sbloccato, rotto il ghiaccio, via, è stato davvero simpatico, divertente e anche istruttivo, nuovo. Anche perché noi siamo capitati nel campo con i due cuccioli, sì, l'elefante di 3 mesi e di 7 mesi, che sono super irruenti, sanno che avrete le banane nascoste nelle tasche eccetera, quindi vi verranno letteralmente addosso. Hanno già capito come funziona. Sono simpaticissimi, molto molto dolci come animali. Ultima nota ma non meno importante: il costo del biglietto che voi sosterrete per pagare questa giornata viene devoluto interamente al santuario. Ciò significa che il ricavato serve per pagare il cibo degli elefanti, le cure veterinarie e per ampliare la struttura. Infatti noi ci siamo stati a gennaio, sono passati un po' di mesi e ho già visto sul loro sito che hanno creato dei nuovi campi, hanno ristrutturato alcune parti e stanno accogliendo nuovi animali, perché appunto lo scopo è quello di
togliere tutti gli animali dai circhi e dai vari enti che li sfruttano per poterli rimettere poi in libertà, insomma, far vivere loro una vita normale. Per cui ragazzi, quando sceglierete, mi raccomando, scegliete bene. Bene, per oggi abbiamo finito ragazzi e sull'onda dell'entusiasmo, al grido di bon bon, vi lasciamo al prossimo video. Ciao! Bon bon! Bon bon!